E poi ci sono gli smart contract di blockchain, che sono praticamente dei programmi che gli sviluppatori blockchain scrivono per i network blockchain. Quindi, L'azienda non ha capito nulla. No, 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 ma ero partita da una precisazione su quello che dicevi. Cos'è che volevi fare da grande? Qual era il tuo sogno? Da piccola ho Poi da subito piccola, sognato. cioè, hai 23 anni, 24, Esatto. quindi, cioè. No, non ho sempre sognato di lavorare nell'informatica, quindi mi piacevano i computer e quel mondo. Però devo dire, un aneddoto carino è che quando alle elementari mi hanno chiesto di fare una foto vestita dal lavoro che avrei voluto fare, ho fatto la foto da bibliotecaria. Quando hai Quindi. iniziato a avere in mano un computer a casa, ti avrà messo in mano un computer, Sì. dov'è che è nata poi la passione di iniziare a capire come funzionava quella scatola? Mio nonno era un professore di lettere, e insegnava italiano, latino e greco e ha comprato un computer. Quando quel computer è diventato irreparabilmente vecchio, l'hanno lasciato a me. E a un certo punto hai capito che quello che faceva girare quei meccanismi hardware erano dei software, erano delle righe di codice che venivano scritte da qualcuno. E com'è possibile che una ragazza, poi a un certo punto adolescente, anziché interessarsi comunque anche allo studio, no? Dice, ah, sai che c'è, adesso inizio a fare un po' di programmazione. In realtà è partito da un momento in cui ho avuto un po' di difficoltà personali e cercavo un nuovo stimolo, un nuovo, tra virgolette, superpotere. E l'idea di poter fare qualcosa in questo mondo digitale che poi automaticamente, diciamo, funzionasse, vedere costruire qualcosa senza doverlo costruire fisicamente, mi affascinava tantissimo. E quindi è un po' come se avessi scoperto mano a mano che soltanto scrivendo qualcosa è come se le parole o comunque i codici poi si animassero. No? Realizzassero una nuova realtà. E questo mi ha subito affascinato molto, anche proprio da un punto di vista umanistico, non solo scientifico. E poi da lì, insomma, è stato tutto un percorso attraverso l'internet, e quindi è una scienza ed è comunque anche una tecnologia molto accessibile, anche per un autodidatta. Non importa che età hai, non importa dove sei, sai un po' di inglese, hai un computer, vai su E internet quindi e scopri il resto. cos'è che hai fatto? Cioè, oggi siamo nell'era dei tutorial, magari al tempo non so se già c'erano, cioè, quali sono stati i primi strumenti di apprendimento che hai utilizzato, di autoapprendimento in questo caso? C'erano i forum e c'erano le chat IRC e quindi uno iniziava a voler costruire qualcosa e chiedeva come fare, chiedeva consigli, postava domande e così è un po' come ho iniziato io con il modem che si attaccava al telefono e quindi i tuoi genitori che ti imploravano di staccarti prima di bloccare la rete a tutta la casa, ma sì, è iniziato Quanti anni così. avevi? Qua avevo 3, 14, 15 anni, che è un pochino prima, però diciamo un po' più seriamente dai 15 in poi. E quando è che poi nasce il legal tech dentro di te? Cioè questo mostriciattolo che piano piano poi ti ha pervasa dall'interno, ti ha fatto diventare questa figura ibrida, pochissime ne abbiamo in Italia, non è che lo diciamo per piaggeria, ma avere la possibilità di abbinare, di riuscire ad abbinare la parte legale, la più vetusta dei codici, delle leggi, delle regolamentazioni, la giurisprudenza, ecco, con un mondo invece che è completamente sempre in rinnovamento, sempre in cambiamento, sempre in evoluzione. La passione nasce da quando ho deciso di studiare giurisprudenza, nel senso che mi iscrivo a giurisprudenza con quell'idea, di unire i due mondi e di creare qualcosa di ibrido. Diventa più potente all'interno di me, diciamo, nel momento in cui scopro che ci sono altre persone pazze abbastanza da credere che questo sia possibile. E questo si realizza a Milano, al primo incontro, l'incontro zero di Singularity University Milan, che poi mi ha, diciamo, guidato nel mio percorso fino all'arrivo in Singularity, dove ho passato 6 mesi. Cosa fa Singularity? Cos'è? Spieghiamolo Singularity. ai dummies, a chi non li conosce. Singularity è stata fondata da Peter Diamandis e Ray Kurzweil. Ray Kurzweil è uno dei più famosi futuristi, lavora nell'intelligenza artificiale a Google e ha fatto delle previsioni che si sono realizzate poi nel tempo, finora a diciamo, un livello di previsione molto, molto elevato sui trend del futuro. E Peter Diamandis è un imprenditore, fondatore di XPRIZE e un giorno decidono di creare questa organizzazione che deve insegnare ai leader del futuro come creare un impatto positivo nell'umanità grazie alla tecnologia. E ogni anno raccoglie 80 persone da tutto il mondo
tra leader nel campo del business, del sociale o della tecnologia, per appunto far sì che la commistione di persone, di esperienze realizzi poi un impatto sociale. E applico per la borsa di studio che vinco il 1° aprile. Quindi non era uno scherzo in quel caso. Io ho creduto fosse un pesce d'aprile per troppo tempo, mi sono svegliata la mattina dopo che ancora non ci credevo, è stata una sorpresa bellissima. In questo momento stai studiando e lavori anche in un settore che è quello della blockchain e nello specifico, visto che legal tech sono gli smart contracts, se dovessi provare a spiegare quello che fai sia nella tua attività di studio che di lavoro a una persona che è fuori dal tuo mondo, magari può essere la zia anziana, come lo spiegheresti? Allora, innanzitutto c'è la grossa distinzione che io faccio sempre in premessa tra lo smart contract legale e lo smart contract blockchain, nel senso che la storia degli smart contract legali nasce negli anni 80, i computational contract sono slegati da un tipo di, diciamo, sistema architetturale. E poi ci sono gli smart contract di blockchain, che sono praticamente dei programmi che gli sviluppatori blockchain scrivono per i network blockchain. Quindi L'azienda non ha capito nulla. No, ma ero partita da una precisazione su quello che dicevi. No, per la zia. Allora, cara zia, blockchain è una... adesso mi è database distribuito, che quindi la zia già mi dice che cos'è. È un nuovo modo di comunicare che permette a tutti di ottenere, di avere un pezzettino della comunicazione e al tempo stesso tutto il record di tutto quello che viene registrato e che viene scambiato su una rete. Quindi tutte le conversazioni di questa grande comunicazione. E al tempo stesso di potersele scambiare, essendo sicuri che chi ti dà qualcosa ti sta veramente trasferendo quel qualcosa. E che non è replicabile. Esattamente. E quindi anche in questo qualcosa che ti viene dato, ovviamente... Facciamo finta che l'acquisto di un'autovettura piuttosto che di un immobile, esatto. Nel caso della blockchain è registrato, è univoca quella trattativa, quella transazione e resta il contratto alla fine, cioè quello che alla fine nel diritto romano era il vecchio contratto, solo che anziché avvenire o verbalmente o con un foglio di carta, avviene in questo registro, giusto? Sì. Molto banalmente. Sì. È, diciamo, la possibilità di verificare che davvero una transazione è stata eseguita. Dopodiché tutto quello che ci viene creato sopra e quindi i motivi che ci si dà, quello fa parte appunto del mondo degli smart contract. Ma questi smart contract hanno un nome anche tanto carino, no? Però poi alla fine forse molto simpatici, agli avvocati non stanno. Perché oggi parliamo di disoccupazione tecnologica, non pensiamo soltanto ai robottini che ci aiuteranno a vivere meglio, a fare la fisioterapia e queste robe, ma forse la disoccupazione tecnologica arriverà anche nel mondo dei professionisti. Com'è che è vissuta dall'interno questa cosa? Vista come un'esperienza positiva? Gli avvocati ti vogliono bene, ti vogliono male? Cioè, si dividono in due, mettiamola così. Quelli che sono spaventati e quindi negano che tutta la parte, diciamo, di tecnologia applicata al mondo legale abbia un senso, e quelli che invece sono curiosi e vogliono loro per primi entrare a far parte di questa realtà. Quindi non è, diciamo, compatto il fronte di chi nega. Non è invisa a tutti, dai. No, non è invisa a tutti, però al tempo stesso sono tanti quelli che stanno cercando di avvicinarsi. Un po' il grosso problema è che in tutti i mercati che iniziano è difficile avere un gran numero di informazioni piuttosto che di ricerche. Si sta iniziando in questi anni ad occuparsene. Se pensi a blockchain, non ne parliamo da poi così tanto tempo, era molto confinato a una nicchia di persone fino a anche solo un anno e mezzo fa. E come spieghi il discorso che un domani, forse non molto lontano, spariranno le marche da bollo, tutte queste cose analogiche cui siamo abituati? Ecco, la tecnologia in questo caso com'è che sostituirà la marca da bollo? Cioè, quale sarà il valore anche economico, no? Perché la marca da bollo è un qualcosa che compri attualmente, l'avvocato deve comprare, sono delle tariffe specifiche, ogni documento ha la sua tariffa. Certo. Cosa che fa la tecnologia? La tecnologia ti permette di dematerializzare prima di tutto, quindi di non aver bisogno della copia fisica, che è il modo più sicuro nel momento in cui non hai altro, e quindi la marca da bollo attaccata a quel foglio specifico mi fa dire che quel documento è davvero quel documento e che qualcuno l'ha riconosciuto come tale.
un domani potremo appunto attaccare, diciamo associare degli hash o dei token appunto ai documenti e quindi essere sicuri dell'unicità anche di un documento digitale, che è alla fine la grande rivoluzione di blockchain. Però oggi attualmente, lo abbiamo visto, esiste veramente, ci sono magistrati che quando vai in udienza ti dicono ma la copia cartacea del fascicolo del processo telematico magari se me la può passare in ufficio. Perché fanno così? Perché... Cioè in Italia c'è già il processo telematico, un piccolo passo per l'uomo, un grande per l'umanità, però. E siamo anche quando diciamo mi trovo anche con colleghi o con persone all'estero e dico che abbiamo il processo civile telematico, in tanti si stupiscono, perché l'Italia è stata anche la prima ad avere la PEC, è uno standard, la firma elettronica, sono tutte cose che in Italia portiamo avanti. Il problema italiano è culturale, cioè non basta un visionario o un gruppo di persone che inizino a spingere verso il mondo della tecnologia. Serve un'educazione che parta dalla base, perché tanti dei magistrati che si trovano oggi nel mondo di oggi sono in realtà diventati magistrati molti anni fa e quindi ovviamente hanno una minore inclinazione alla tecnologia, ed è anche per queste persone che dobbiamo iniziare a rendere la tecnologia meno elitaria e meno difficile e un po' più accessibile, cioè far passare che tutto quello che è tecnologico, programmazione, computer è difficilissimo e solo pochi eletti ingegneri che andranno a lavorare a Google sono in grado di capirlo, è assolutamente sbagliato, dobbiamo iniziare a parlarne in modo più normale. Per esempio a livello notarile, no, si parla un sacco dei notai che verranno completamente distrutti dalla blockchain. In realtà il notaio ha anche delle funzioni di consulenza rispetto ai documenti che fa firmare, no? E di comprensione, per esempio il fatto che un notaio sia obbligato a rileggerti un contratto prima che tu lo firmi. Notaio potrebbe essere il traduttore dello smart contract futuro per la persona che non ha studiato come scrivere uno smart contract. Quindi tutte queste professioni, secondo me, oggi come oggi non devono temere la tecnologia, ma devono provare ad entrare nella tecnologia. Abbiamo dei bug da risolvere? Sì, che secondo me sono prima di tutto bug di cultura nostra e di approccio nostro alle cose. E quindi come cultura siamo portati a vedere il problema e a cercare di tirare fuori tutti i problemi dalle cose che vediamo. Quello che sarebbe bello sarebbe avere poi lo strumento per risolvere il problema, perché come li tiriamo fuori noi non li tira fuori nessuno i problemi. Abbiamo uno spirito critico in Italia che dovrebbe essere un motore per fare meglio e non un motore per bloccare le cose, no? Tu sei appassionatissima di privacy, lo abbiamo capito. Facciamo finta che per un giorno diventi il garante della privacy in questo paese, in Italia. Nel momento nel quale abbiamo, ma come tanti altri, non siamo solo noi, a produrre tantissimi dati ogni giorno che vengono raccolti dai nostri smartphone, conoscono le nostre abitudini, i nostri comportamenti, eccetera, e noi stessi non abbiamo quella consapevolezza necessaria anche per capire come tutelare la nostra privacy. Ecco, se tu avessi la possibilità per un giorno o per una settimana di fare delle cose per farcelo capire, cosa faresti? O per farlo capire anche a quelli che forse vogliono comprometterla la nostra privacy, vogliono usarci? È una bellissima domanda. Il problema è che neanche il garante privacy ha in realtà la bacchetta magica. Quindi, diciamo, nel ruolo di autorità per la privacy, quello che puoi fare è più su che cosa fai indagini e, diciamo, che indirizzi dai e che cosa sanzioni e come implementi le normative. E quindi dovrei scendere molto nel tecnico e diciamo che senz'altro stimolerei percorsi di privacy by design, soprattutto orientati agli sviluppatori, per far magari percepire un po' meno la privacy nel mondo tecnologico come una cosa negativa e che per forza deve fare del male o che deve bloccare il business. Quindi sì, diciamo che anche nel mondo, parlando tanto col mondo americano con cui mi interfaccio spesso, per loro la privacy tendenzialmente, cioè se parli in Silicon Valley di privacy, anzi, cioè, l'obiettivo di tutti è usare i dati. E ho notato nuovo petrolio, no? Sì. Però ho notato nell'ultimo anno un cambiamento in questo senso. Cioè, per la prima volta anche loro stanno capendo quanto è importante iniziare a preoccuparsi di che cosa ci si fa poi con questi dati, perché stanno diventando veramente importanti e veramente tanti.
Però parlarne tra avvocati serve e non serve. Serve soprattutto ampliare la base di interesse e spiegare le ragioni per cui sono importanti queste cose. Non semplicemente con, non so, hai visto la legge Cucchi e tutti i banner di cui siamo stati invasi. E in realtà è stata, diciamo, l'idea di base era molto di valore. La pratica di quante persone siano davvero rimaste più colpite e più attente o abbiano posto azioni è relativa.